Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con la cronaca perché, lo ricorderete, Rassulbi Sultanov era già stato condannato per l'omicidio Ciatti dal Tribunale di Girona in Spagna. Adesso è arrivato l'ammontare della pena, 15 anni il minimo. 15 anni di reclusione per aver massacrato a calci e pugni un ragazzo di 22 anni. E questa la pena stabilita dal Tribunale di Girona in Spagna per il ceceno Rassulbi Sultanov, accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, dopo un pestaggio in una discoteca. Lo riferisce su Facebook il padre Luigi Ciatti, che non nasconde la sua rabbia. Il presidente del Tribunale di Girona ha inflitto la pena minima, dice Ciatti, che poi aggiunge: ci troviamo di fronte persone che dovrebbero essere dalla nostra parte, invece sono al fianco degli assassini. Il processo a Girona, apertosi il 30 maggio, si era concluso in meno di una settimana. Il 3 giugno il tribunale aveva dichiarato Rassulbi Sultanov colpevole di omicidio volontario per la morte del ragazzo fiorentino. Per la giuria popolare il calcio letale per Niccolò sarebbe stato assestato con l'intenzione di ucciderlo. Spettava al giudice stabilire poi l'entità esatta della pena e lo ha fatto decidendo per la pena minima di 15 anni, mentre la procura aveva chiesto 24 anni. In tempi rapidissimi valuteremo l'impugnazione della sentenza, dice Agnese Usai, legale italiana della famiglia di Niccolò Ciatti. Intanto per la morte di Niccolò è in corso un processo anche in Italia, a Roma, che riprenderà l'8 luglio. Si sta valutando l'ipotesi di un omicidio-suicidio, così si apprende da fonti degli inquirenti, in relazione allo scontro frontale tra due auto, costato la vita ieri sera a Pescia, in provincia di Pistoia, a un 26enne e al padre di 67 anni. Alla guida ci sarebbe stato il giovane e il 26enne potrebbe aver volontariamente indirizzato l'auto contro l'altra vettura nello scontro frontale. Sempre in base a quanto appreso, il giovane avrebbe sofferto di problemi psichici. In ospedale è stata ricoverata la madre del giovane e moglie del 67enne, che sarebbe in gravi condizioni. L'ipotesi di omicidio-suicidio sarebbe emersa proprio in base a quanto riferito ai soccorritori dalla donna, che avrebbe raccontato della volontà di suicidarsi da parte del figlio. Nell'incidente sono rimasti feriti in modo non grave anche i tre occupanti dell'altra auto coinvolta. Si tratta di un SUV, a bordo c'era una coppia con la figlia 14enne. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Pistoia, perché il neo sindaco Tomasi ha imbastito la sua squadra. Tomasi, lo sapete, insomma, riconfermato sindaco nelle recenti amministrative. Per i dettagli ci colleghiamo proprio con Pistoia, dove c'è Nadia Tarantino in compagnia proprio del sindaco. Nadia, a te. Buonasera Chiara, buonasera allo studio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sono nel Palazzo Comunale di Pistoia accanto al sindaco Alessandro Tomasi. Lunedì 11 luglio il primo consiglio comunale, il primo consiglio comunale della seconda legislatura Tomasi. Ovviamente la squadra di governo è già stata presentata, 4 donne, 4 uomini, 6 riconferme, 2 new entry. Ovviamente la parola d'ordine è continuità, ma con quali novità per i prossimi 5 anni, sindaco? Sì, noi abbiamo pensato di ricostituire una squadra che vede appunto delle conferme, perché hanno ben lavorato e stanno portando avanti dei progetti che sono rimasti a metà, sul turismo, sul sociale, sull'urbanistica, e credo che la vittoria al primo turno, da un 27% da cui partivamo nel 2017 a un 51 testimoni che hanno lavorato bene, tutti i nostri assessori sono stati candidati e si sono confrontati con il voto, con le preferenze. 2 new entry, un ragazzo giovanissimo di 26 anni con l'esperienza di 5 anni consigliera, una ragazza alla cultura, una donna che ha esperienza anche di consiglio comunale e anche per il lavoro che svolge. Quindi siamo contenti, siamo ripartiti, siamo subito di nuovo tornati al lavoro sulle questioni che abbiamo lasciato a mezzo. Tante questioni di carattere urbanistico, un nuovo regolamento urbanistico per le aziende, per le famiglie, per chi vuole recuperare il patrimonio esistente con regole più semplici. Stiamo lavorando sulle grandi trasformazioni urbanistiche, l'area del Ceppo, l'area dell'ex Breda è finalmente stata venduta, sul nuovo ospedale di comunità nell'area del Ceppo, che per chi ci ascolta è il vecchio ospedale che è stato abbandonato perché ne abbiamo costruito uno nuovo. Quindi insomma, tante le partite in gioco, il turismo sta ripartendo, la nostra città che scommette molto e si affaccia da pochi anni a essere una città turistica, una città d'arte che nulla ha da invidiare alle altre città toscane, quindi tanto, tanto lavoro.
Tanto lavoro e intanto anche un lavoro in più per il sindaco che ha mantenuto, che si è tenuto la delega alla città metropolitana. Perché? Perché Pistoia guarda a un orizzonte più largo? Sì, assolutamente, i rapporti con Firenze, Prato, ma anche guardando a Lucca devono essere costruiti, lo devo fare in prima persona, ci sono tanti temi, infrastrutture, la terza corsia dell'autostrada, speriamo nella realizzazione della stazione Foster, quindi dell'alta velocità che di fatto potrebbe rendere possibile una metropolitana di terra che collega con più collegamenti e più rapidamente Pistoia, c'è tutto il tema del turismo e della cultura, c'è tutto il tema anche della multi-utility che si sta sviluppando in questi giorni, in queste ore e quindi voglio seguirle direttamente e anche i rapporti con la Regione per il PNRR, per l'area del ceppo che ricordavo prima, penso per l'ITS che vogliamo sviluppare anche a Pistoia, quindi questo è il ruolo del sindaco che ha anche un ruolo di supervisione su tutto il lavoro. Ecco, per finire, il PD accusa Alessandro Tomasi di essere più interessato alla corsa verso la Regione piuttosto che ad amministrare in modo costruttivo e fattivo la città per i prossimi 5 anni. Che cosa risponde? Non lo so, forse è la polemica estiva. Sono stato 10 anni in consiglio comunale all'opposizione, ho vinto per la prima volta a Pistoia con il centrodestra nel 2017, abbiamo rivinto, mi sono candidato. Con i fatti si risponde alle polemiche di luglio e di agosto. Ecco, Alessandro Tomasi si è candidato per fare il sindaco, siamo già al lavoro, non ho mai smesso e insomma credo che queste accuse vanno rivolte ad altri. Ecco, io sono il sindaco, l'ho fatto per 5 anni, l'ho fatto con grande orgoglio in questi anni che secondo me cambieranno Pistoia. Ecco, non mi piacciono le polemiche, mi piacciono i fatti. Bene, se non ci sono domande da studio direi che possiamo fermarci qui. No, Nadia, hai colto tutti gli argomenti insomma, che dovevamo chiedere al sindaco. Grazie mille a te, grazie naturalmente al sindaco Tomasi di essere stato con noi. E noi andiamo avanti con il nostro TG andando a Firenze perché sullo stadio è arrivato l'ok del Ministero. Sentiamo. È arrivato il parere positivo del Ministero della Cultura al progetto dello stadio. Procedono nei tempi le tappe verso la realizzazione del nuovo stadio di Firenze. Il parere di cui parla Nardella era previsto per il 7 luglio, è arrivato il 30 giugno. Il che ci consente di procedere molto velocemente approvando in giunta la delibera per il progetto di fattibilità tecnico-economica e poi passando alla progettazione successiva, definitiva, da parte dello studio ARUP. Quindi siamo estremamente contenti perché sostanzialmente il parere dà via libera a tutte le osservazioni che sono state fatte. La Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze, guidata da Andrea Pessina, ha presentato un parere che sottolinea alcuni problemi per il restyling dello stadio Artemio Franchi. I dubbi, riporta la cronaca fiorentina della Repubblica, erano sulla nuova copertura e sulle tamponature in vetro dei sottocurva, dove nasceranno le aree commerciali. Il parere definitivo dovrà comunque arrivare dalla Sovrintendenza Nazionale, che si occupa dei progetti PNRR. Quindi io non parlerei di perplessità, ma di indicazioni che sono emerse nel corso della conferenza dei servizi. E il parere del Ministero ha fatto sintesi di tutte le indicazioni, ma la cosa che per me è assai rilevante, ha tenuto conto delle posizioni del Comune. Non ci sono bocciature del progetto, insomma, ma alcune indicazioni sì, come quella sui pannelli fotovoltaici, potranno essere messi, ma facendo attenzione a che non creino riflessi di luce, o sulla conformazione delle vetrate, che deve essere dettagliata maggiormente. Preoccupazioni erano state espresse dalla Sovrintendenza anche per la forma rettangolare che cancella la D. No, non c'è nessuna indicazione da parte del Ministero sulla questione della forma D. Alcune indicazioni. E rimaniamo in ambito di gioco del pallone perché 40 anni fa veniva giocata Italia-Brasile, insomma una partita che ha fatto la storia e che ha creato il mito di Paolo Rossi. Nadia Tarantino stamani ha incontrato chi Paolo Rossi lo conosceva bene. 40 anni fa, il 5 luglio 1982, la nazionale di calcio italiana, contro qualsiasi previsione, scriveva una delle pagine più belle del calcio di tutti i tempi, battendo 3-2 il Brasile di Zico, Socrates e Falcao, a firmare quella irripetibile, grandiosa, strepitosa e indimenticabile tripletta fu Paulino Rossi di Santa Lucia, che in 70 minuti, primo gol al quinto di gioco e terzo gol al 74esimo, strapazzò la Seleção, diventando per tutti l'eroe
eroe nazionale, anzi mondiale, il mattatore di Espagna 82. Ricordo la felicità dopo la partita, soprattutto la tensione prima della partita, perché Paolo era un po' scoraggiato in quei giorni perché non riusciva a trovare la forma. Fortunatamente l'ha trovata contro il Brasile, la squadra migliore in quel momento che si riputava che vincesse il campionato del mondo, e è esploso in quella partita, e quindi la felicità al settimo cielo per tutti. Poi è diventato una cosa mitica che ha fatto il giro del mondo e tuttora viene ricordato quel mondiale. Da Paolino Rossi da Santa Lucia a Paolo Rossi, campione del mondo, con prodezze che sono passate alla storia davvero del calcio a livello mondiale. Paolino per noi di Santa Lucia, tra l'altro lo diceva anche nel mondo, non è che diceva solo di Prato, solo di Santa Lucia, perché qui era un piccolo borgo, ci conoscevamo tutti, era già un idolo fin da prima. Naturalmente dopo il Brasile percepimmo tutti che era cambiata la storia del calcio, non era una partita, una cosa. Aveva battuto il Brasile con 3 suoi gol, cosa secondo me difficilmente ripetibile. A me è capitato poi di andare in altri posti della terra a dire sono di Santa Lucia, Paolo Rossi, perché effettivamente aveva fatto una cosa unica. Io credo la cosa più importante è sapere quanto Paolo l'avesse previsto, sognato, e quanto quella cosa l'abbia fatto veramente riscattare di tantissime difficoltà. Per noi era questa una gioia infinita ed è rimasta così nel tempo. Parliamo adesso di siccità, perché anche la Toscana chiederà lo stato di emergenza per questo motivo, non per tutta la regione però, solamente per alcune zone. Oggi pomeriggio proprio era in corso una riunione per capire quali, al momento non sono emerse, ma Gianni ha detto lo stato di emergenza verrà chiesto. Vediamo. La Toscana si presenta in una situazione differenziata rispetto ad altre regioni, è il motivo per cui finora non era stato dichiarato lo stato di calamità, ma è chiaro che vi sono parti di Toscana che hanno condizioni molto problematiche che lo giustificano. Il presidente Gianni sottolinea: se la siccità continua a questi livelli, se le temperature arrivano a 39 gradi, anche noi saremo costretti a dichiarare lo stato di calamità per parte del territorio della Toscana. Regione variegata che affronta la siccità in modo diverso a seconda dei territori. Le opere idrauliche sono importanti, come il lago di Bilancino. Pensate a cosa ha significato quei 70 milioni di metri cubi d'acqua che è in grado di contenere come raccolta il lago di Bilancino e poi renderli gradualmente, consentendo di evitare che l'acquedotto a Mantignano, a Lanconella si blocchi come avveniva una trentina d'anni fa, perché l'acqua dell'Arno era 1 metro, 2 metri cubi d'acqua al secondo, quindi non veniva più utilizzabile dall'acquedotto. Oggi la ritenzione e il progressivo graduale rilascio dell'acqua a Bilancino consente di avere sempre quei 20 metri cubi d'acqua al secondo su cui poi si attinge la rete d'acquedotto per quello che è il bacino dell'Arno, che dal Val d'Arno anche a Retino, a Firenze, a Prato, Pistoia, a Empoli, riesce a consentirci di avere nei nostri acquedotti sempre l'acqua a disposizione. Occorre avere lungimiranza, dice Gianni, nel fare opere anche se a volte sono contrastate. E infatti quando venne creato Bilancino molti furono i contrari, lo ha ricordato anche il sindaco Dario Nardella, spingendo i territori di Piombino, dove verrà costruita e realizzata un'altra infrastruttura, in questo caso una nave, ovvero il rigassificatore, a non dire troppi no. Vediamo. Il rigassificatore a Piombino è l'equivalente del lago di Bilancino nel Mugello. Negli anni 90 fu fonte di grandi polemiche, ma se non lo avessimo fatto adesso 1,5 milioni di persone soffrirebbero la sete. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che condivide la linea del presidente della regione toscana Eugenio Giani. Il rigassificatore va fatto tenendo di conto della sicurezza, evitando impatti negativi sul territorio, che si è mostrato con il primo cittadino piombinese in testa contrario al progetto. Non possiamo farci condizionare dalla cultura del no, ha detto Nardella, che punta all'autosufficienza energetica. La cultura del no è il grande problema dello sviluppo del nostro paese, paradossalmente ha rallentato la svolta ambientale ed energetica italiana, dice. Prendiamo gli impianti fotovoltaici, la burocrazia e i comitati del no hanno usato l'argomento del paesaggio per bloccare la svolta green italiana. L'ecologismo estremista italiano ha finito per essere un boomerang per la transizione ecologica. Le iniziative dei comitati
i ricorsi al TAR della burocrazia hanno bloccato la metà delle autorizzazioni di impianti di energie rinnovabili in Italia. Nardella prende a riferimento il modello spagnolo che attualmente ha il doppio dei rigassificatori italiani ed ha investito sulle rinnovabili raggiungendo un livello di autosufficienza molto superiore rispetto a quello italiano. Per il primo cittadino la Toscana deve investire su eolico e fotovoltaico. La maggioranza dei sindaci toscani sono consapevoli di questa sfida, dice, e hanno una cultura riformista, la stessa cultura che ci ha permesso di realizzare negli anni 90 la diga di Bilancino, grazie alla quale, conclude, oggi 1,5 milioni di toscani possono affrontare la lunga siccità. Parliamo adesso di lavoro, dove si stanno registrando delle carenze anche nel pubblico, nei comuni, ma anche in regione. Vediamo. Non solo la carenza di personale negli aeroporti che tanti disagi sta creando ai passeggeri, anche nel settore pubblico stanno emergendo problemi per una sorta di fuggi-fuggi di neoassunti che dopo aver vinto i concorsi scappano verso opportunità migliori, o perché meglio retribuite o perché più vicine a casa. È un problema che hanno sia molti comuni, compreso quello di Firenze, che la regione toscana, dove i concorsi per figure tecniche come ingegneri, architetti, geologi hanno visto la rinuncia negli ultimi 2 anni di 1 su 4 tra coloro a cui era stata proposta l'assunzione. Come si risolve? Si risolve anzitutto con i salari, ci vogliono salari competitivi per gli autisti degli autobus, per i ferrovieri, per gli aeroporti. La questione salariale è fondamentale. L'Italia è uno dei paesi occidentali nei quali i salari sono cresciuti meno in assoluto. Se noi vogliamo far ripartire l'economia dobbiamo dare potere d'acquisto alle famiglie. Se vogliamo dare potere d'acquisto alle famiglie dobbiamo ripartire dai salari. Formazione dei giovani, taglio del cuneo fiscale, rinnovo dei contratti di lavoro sono altre ricette di cui discutere, secondo il sindaco Nardella. Abbiamo chiesto al governo di intervenire subito, immediatamente, per recuperare il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ha affermato, esprimendo preoccupazione, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, a margine del congresso regionale della UIL Toscana, oggi a Firenze, nel quale è stato eletto il nuovo segretario regionale Paolo Fantappié. Per le scritte Novax al centro vaccinale Pegaso di Prato, la procura ha aperto un'inchiesta. La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulle scritte Novax che la notte del 28 giugno hanno imbrattato le pareti dell'ospedale Santo Stefano e i tendoni del centro vaccinale Pegaso in via Galcianese. L'ipotesi di reato è danneggiamento aggravato. Non ci sono al momento iscritti sul registro delle notizie di reato. Le indagini sono coordinate dal sostituto Valentina Cosci e affidate alla Digos in seguito alla denuncia dell'ASL Toscana Centro. In mano agli investigatori le immagini riprese dalla videosorveglianza dell'ospedale che mostrano 2 persone in azione, mentre nessun video è disponibile per il Pegaso sprovvisto di telecamere di sicurezza. Al vaglio anche le dichiarazioni del personale in servizio la notte in cui sono state tracciate le scritte, scoperte dagli uomini della vigilanza durante il giro esterno delle 5:30. Difficile dire se l'azione sia in qualche modo un richiamo alla sentenza di condanna pronunciata il giorno precedente a Pistoia contro il medico di famiglia attivo nella zona della montagna pistoiese, accusato di aver somministrato per finta i vaccini a pazienti Novax, interessati però a diventare titolari di Green Pass. Rimaniamo a Prato, dove 2 auto e un motorino sono andati completamente distrutti da un incendio intorno all'1:20 della notte scorsa. Sono stati impegnati i vigili del fuoco, sono intervenuti con una squadra e l'autobotte per un totale di 7 uomini. Il rogo è divampato in via Berruti, nella zona di via Filsi. Le fiamme sono state spente in breve tempo, evitando così danni maggiori, ma non sono ancora state accertate le cause che hanno provocato l'incendio e sul quale sono ancora in corso delle indagini. Parliamo adesso di mare e fiumi puliti, ma forse non molto. Sentite cosa è emerso dal viaggio di Goletta Verde. Sono risultati, oltre i limiti di legge riguardo all'inquinamento, 11 su 20 campionamenti di acque effettuati tra il 20 e il 22 giugno in fiumi, 15, e mare toscano. Prelievi sono stati fatti in 5 punti. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato dai volontari di Goletta Verde, campagna di Legambiente, sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. I 20 campioni sono distribuiti lungo la costa con 4 prelievi in provincia di Massa Carrara, 2 in quella di Lucca, 1 di Pisa, 7 di Livorno, di cui 4 all'isola d'Elba e 6 in quella di Grosseto. Di tutti questi, 6 sono risultati fortemente inquinati.
5 inquinati e 9 entro i limiti. Dei punti fuori dai limiti, solo uno, uscito fortemente inquinato, è stato prelevato a mare in assenza della foce di un fiume o canale. Le criticità, è stato spiegato durante una conferenza stampa a Firenze, sono dovute alla presenza di batteri di origine fecale. Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, ha parlato di rimescolamento delle carte. Assistiamo, ha detto, a un lieve miglioramento delle stazioni settentrionali della costa Apuo-Versiliese, storicamente più inquinate, ma anche a un deterioramento delle performance della costa meridionale. A Firenze riaprono tutti gli ingressi al Giardino di Boboli e i fiorentini potranno andarci gratis. Riaprono al Giardino di Boboli l'ingresso di Porta Romana e quello di Forte Belvedere. Per problemi di reperimento del personale in seguito alla pandemia e i tempi necessari per la procedura di affidamento del controllo degli accessi, i due accessi al Parco Mediceo erano rimasti chiusi dal lockdown del 2020. Dal 5 luglio torneranno nuovamente presidiati e attivi, con una novità importante per tutti i cittadini di Firenze, che ora infatti potranno entrare gratis anche dall'ingresso del Forte e non solo da Annalena e Porta Romana, così come era stato invece stabilito negli anni 90 del secolo scorso. È un luogo di vita, è un luogo di bellezza, di storia, nel nome di Cosimo I dei Medici e nel nome della storia di Firenze. Invito tutti i cittadini fiorentini a vivere la bellezza di questo parco, a venire qui a godere del tempo libero in questo luogo bellissimo. Da stamani tutti i fiorentini possono entrare gratuitamente, fra un po' potranno usufruire anche di uno dei posti più magici per ammirare la bellezza di Firenze, il Cafe House, che in questo momento è ancora sotto restauro, ma nel giro di poche settimane questo restauro sarà finito. Abbiamo già iniziato anche le procedure di gara per la gestione della caffetteria e quindi ci aspettiamo che molto molto presto questo darà un ulteriore punto di attrazione non solo per i forestieri ma specialmente per i fiorentini. Il progetto Costa del Futuro con i fondi del PNRR. La costa è quella maremmana, vediamo di che si tratta. L'architetto Stefano Sagina insieme all'architetto Stefano Viti hanno realizzato una progettualità che si chiama Costa del Futuro, che vuole illustrare quello che è stato il passato, ma in particolare proiettandolo al futuro naturalmente, grazie anche ai fondi del PNRR, quindi può essere un punto di partenza per vedere la costa del comune di Grosseto ridisegnata. La cosa è matura, dal 2015 c'è una rivoluzione totale per cui si capisce che si deve cambiare stile, bisogna ripensare al nostro sistema di vita e lo dobbiamo rifare a 360 gradi. Ci sono dei grandi ingredienti che noi nella conferenza mettiamo sul piatto senza avere l'ambizione di dare immediatamente una soluzione, ma di passare attraverso un percorso partecipativo per arrivare sostanzialmente a concertare questo tipo di progettualità, i cui ingredienti sono certi, chiari. Ci sarà una fase partecipativa sul portale del Comune di Grosseto. È possibile recuperare Marina di Grosseto e Principino a Mare? Sicuramente sì, considerandoli due punti di aggancio di un sistema molto più ampio che va dal Parco della Maremma al confine col sistema dei Presidios fino al Forte delle Marze con tutti i segni di storia che ci sono e a braccetto nel futuro potrebbe essere una cosa da sviluppare per tutta l'area della Diaccia Botrona, quindi con il Comune di Castiglione. Mi fermo qui ma vi ricordo che questa sera su Toscana TV c'è prima Casa Viola con Greta Beccaglia e poi il film d'azione The Cutter. Buona serata in nostra compagnia.